Signor Canedda, siamo a casa nuova, si svegli. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è me mondassolo già tutte cose? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! Ti montano e ti smontano che manco ti accorgi, è un sogno! La Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. Vogliamo iniziare così questa nuova puntata di Ieri, Oggi, Domani. Un bellissimo video che si chiude con una frase significativa di José Saramago. Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere. Per celebrare la Shoah, la giornata della memoria che si è svolta proprio pochi giorni fa, il 27 gennaio. Una pagina triste della nostra storia che vuole rendere omaggio alle tante persone che sono state vittime del nazismo, ma anche un momento di riflessione che vogliamo raccontarvi attraverso questo servizio. Il 27 gennaio del 1945 è il giorno in cui alla fine della Seconda Guerra Mondiale i cancelli di Auschwitz vennero abbattuti dalla 60esima armata dell'esercito sovietico. Il complesso di campi di concentramento che conosciamo come Auschwitz non era molto distante da Cracovia in Polonia e si trovava nei pressi di quelli che erano all'epoca i confini tra la Germania e la Polonia. Con l'avvicinarsi dell'Armata Rossa già intorno alla metà di gennaio, le SS iniziarono ad evacuare il complesso. Circa 60.000 prigionieri vennero fatti marciare prima dell'arrivo dei russi. Di questi prigionieri si stima che tra 9.000 e 15.000 sarebbero morti durante il tragitto, in gran parte uccisi dalle SS perché non riuscivano a reggere i ritmi mostruosi della marcia. Altri prigionieri, circa 9.000, erano stati lasciati nel complesso di campi di Auschwitz perché malati o esausti. Le SS intendevano liquidarli, ma non ebbero il tempo necessario per farlo prima dell'arrivo dei sovietici.
Le SS riuscirono invece ad eliminare qualcos'altro. Quante più prove possibili dei crimini che avevano commesso, facendo esplodere diverse strutture, alcune delle quali contenevano i forni crematori industriali, dove venivano bruciati i cadaveri delle persone uccise ad Auschwitz ed altre proprietà delle vittime dello sterminio. Quando la 60ª armata dell'esercito sovietico arrivò al campo principale di Auschwitz intorno alle 3 di pomeriggio e dopo una battaglia in cui persero la vita più di 200 sovietici, si trovò davanti a uno scenario desolante. Circa 9.000 prigionieri, i più deboli e ammalati, erano stati lasciati indietro. 600 di loro erano già morti. La stampa sovietica non accolse con troppo clamore la liberazione di Auschwitz e tuttavia la giornata del 27 gennaio è andata ad assumere col tempo un significato simbolico, quello della fine della persecuzione del popolo ebraico. Ed è con grande piacere che oggi diamo il benvenuto a due ospiti molto speciali. Vorrei subito presentarveli. Intanto salutiamo un nostro volto ormai noto a tutto il pubblico di Ieri, Oggi, Domani, padre Carmelo Raspa, docente di ebraico biblico presso lo studio teologico San Paolo di Catania. E poi abbiamo Pierpaolo Pinhas Punturello, che invece è direttore dell'istituto Ibn Gabirol Estrella Toledano a Madrid e anche un rabbino. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie a voi. Vogliamo fare questa chiacchierata, una sorta di dialogo tra il cristianesimo e tra l'ebraismo, per affrontare un argomento, quello della giornata della memoria, per fare una riflessione che, tra le altre cose, è in questo momento soprattutto anche di pandemia, forse anche un valore molto più forte, perché stiamo vivendo un momento di grande difficoltà che ci porta anche a ricordare i momenti difficili che ci hanno caratterizzato nella nostra storia. Proprio qualche giorno fa, il 27 gennaio, abbiamo ricordato questa giornata e vorrei subito iniziare con padre Raspa, al quale vorrei chiedere perché ancora oggi è importante ricordare questa giornata e mantenere vivo il ricordo. Sì, e beh, appunto hai detto una parola chiave, che in tutta la tradizione ebraico-cristiana, appunto il ricordo, dove il ricordo non è soltanto qualcosa che è per il passato, ma che è per l'oggi, no? In fondo, perché ricordiamo? È quello che diciamo anche ai ragazzi, perché non accada mai più, è lo slogan che appariva. Ed è questo, in fondo, lo spirito con cui anche in Italia nel 2000, nella legge del 2000, è stata istituita la giornata della memoria. Per noi cristiani ha un valore altissimo, noi portiamo il peso, bisogna dirlo, di un allontanamento dalle radici ebraiche che si è consumato nei secoli, spesso con violenza. E quindi subito dopo poi la Shoah, è vero che ci furono dei passi che poi portarono anche al Vaticano II per questa riscoperta delle radici ebraiche. Oggi qual è la cosa più importante, secondo me, a livello teologico e poi a livello anche più divulgativo? E far riscoprire le radici ebraiche, non tanto e non solo per un senso di colpa per la Shoah, perché questo sarebbe sterile in questo senso, nel senso che lascia poi spazio soltanto a una sorta di sentimentalismo che non fa nulla. Ecco, riconsiderare le radici ebraiche all'interno della giornata della memoria porta a che cosa? A riconsiderare il ricco patrimonio che la tradizione ebraica ha dato proprio alla tradizione cristiana, e quindi il ricordo diventa allo stesso tempo un dire mai più all'indifferenza, un dire mai più all'odio e alla discriminazione di qualunque tipo. A mio parere è questo il nucleo centrale della giornata della memoria: ricordare per comprendere, per recuperare una ricca tradizione, che è quella ebraica, che appunto è la radice, no? Noi nasciamo dalla radice ebraica, e allo stesso tempo perché non accada più. Non accada più nella quotidianità, lo dicevo parlando agli alunni proprio ieri, non accada più nella quotidianità nessuna discriminazione. Quindi per noi cristiani è un compito teologico, ma allo stesso tempo di vita. Allo stesso tempo di vita. A questo punto vorrei chiedere anche al rabbino Pierpaolo Pinhas Punturello: il mondo ebraico oggi, nonostante poi vengano meno i testimoni della Shoah, come mantiene viva la memoria? Giustamente mi associo per certi aspetti all'idea del ricordo, ovviamente ricordo in quanto elemento di identità. Il popolo ebraico non ha bisogno di mantenere viva la memoria, perché
forse il contrario, la memoria che mantiene vivo il popolo ebraico, nel senso che l'identità ebraica è un costante ricordare, ma nel senso profondo di rivivere. Rivivere, ovviamente quando mi riferisco a rivivere si tratta ovviamente dell'idea della nostra identità biblica, storica, da sempre si basa sul ricordo, nel senso io esisto in quanto ebreo perché il ricordo, cioè il messaggio dell'evento che io ricordo, il Monte Sinai per esempio, l'aver ricevuto il decalogo sul Monte Sinai mi rende ebreo oggi. Lo stesso vale ovviamente con un approccio totalmente diverso, perché non si tratta di una teologia, ma si tratta di un ricordo storico e civile e sociale rispetto alla memoria della Shoah, però con una differenza. Io non sono ebreo perché esista la Shoah, io sono ebreo perché sono figlio di una cultura millenaria, di una tradizione millenaria, di una fede millenaria. Io sono ebreo nonostante la Shoah. Quindi la Shoah è l'elemento che io ricordo in quanto ebreo perché è parte delle mille storie, nonché anche della mia storia personale, ma è anche parte di un elemento, di un monito all'intera civiltà. Se il ricordo della Shoah fosse solo un ricordo ebraico, non avremmo assolutamente raggiunto lo scopo educativo di questo ricordo. Non è appannaggio degli ebrei la memoria della Shoah. Altrimenti, così come non è appannaggio degli zingari, dei gitani, degli omosessuali, dei dissidenti politici, è appannaggio dell'umanità. La Shoah, ricordare la Shoah, è un elemento che assolutamente è di monito all'intera umanità. Che poi sia nel caso specifico, perché io, per esempio, avendo 43 anni, sono la terza generazione dopo la Shoah, quindi un qualcosa di estremamente vicino, nel caso specifico sia anche parte del mio ricordo personale, o delle storie dei miei ricordi personali, questo è chiaramente un elemento identitario specificamente ebraico, che non possiamo chiedere da altri popoli perché non è parte della loro memoria. Però il monito e il richiamo educativo della Shoah, come giustamente è stato detto, è appannaggio ed è eredità di tutta l'umanità. Se così non fosse, staremmo fallendo rispetto al nostro approccio con la memoria. È chiaro, e questa è una cosa che poi riguarda proprio tutti. Io vorrei poi ricollegarmi a quello che può essere anche un aspetto, se vogliamo, anche storico, perché quali sono stati gli sforzi, vorrei chiedere a padre Raspa, fatti dalla Chiesa per salvare gli ebrei? Sì, prima di rispondere alla domanda, a me piace molto, questo lo posso dire, mi piace molto la risposta di mi trova come, in quanto lui dice bene, io sono ebreo nonostante la Shoah, no? Perché c'era stato un momento nella storia ebraica recente, quasi che il Israele, parlo come Stato, non si identificasse con la Shoah, invece, e soprattutto gli ebrei della diaspora, questo mi piace moltissimo, che hanno sottolineato invece l'identità ebraica a partire dal Sinai, quindi nonostante la Shoah. Questo mi trova moltissimo, io volevo dirlo, scusate se sono andato fuori, però... Hai fatto benissimo, perché questa dà proprio la sensazione di quello che sta avvenendo in questo momento, proprio un dialogo. Mi ha richiamato alla mente appunto David Hartman e tutta la sua concezione. Raff Sacks, scomparso, Raff Sacks. Infatti, un grande. Per quanto riguarda il cristianesimo, beh, c'è tutta l'interpretazione di Pio XII, lo sappiamo, no? Sul messaggio di Natale, in cui non faceva nome e cognome in questo senso, però è chiaro che si sono attivati, sia spinti da lui, sia chiaramente per questo amore non solo cristiano ma umano, ci sono stati chiaramente case di famiglie ma anche di conventi che hanno salvato, questo è naturale. E a me piace ricordare invece l'intervento chiaro dei vescovi olandesi, proprio con una lettera pastorale inviata il 20 luglio del 42, in cui loro facevano nome e cognome, cioè dicevano chiaramente che il nazismo stava perseguitando gli ebrei e che questo era sbagliato. Il risultato fu che, mentre il messaggio di Natale di Pio XII ottenne sì una protesta da parte del popolo tedesco, che diceva il Papa non accetta il nazionalsocialismo, più sarcastica fu la risposta di Mussolini, il quale affermò che il Papa doveva restare tra le nuvole, non doveva parlare. Invece, riguardo ai vescovi olandesi che fecero nome e cognome, la risposta fu arrestata
deportare e quindi mandare ai campi di concentramento tutti gli ebrei convertiti al cristianesimo. E quelli, per esempio, che Edith Stein venne inviata ai campi di concentramento. Quindi in realtà è vero, sì, Pio XII sapeva un po' tutta la situazione, probabilmente avrebbe potuto dire nome e cognome, qualcuno dice no, non l'ha fatto per mantenere, per cercare di poter aiutare quanto più ebrei possibile. Questo è un giudizio chiaramente che poi la storia, no, rivela, e nelle situazioni storiche ci sono sempre i chiaroscuri, ci sono le ombre. Però quello che non possiamo dimenticare è che in mezzo a una cecità, voglio dire questo, una cecità, a questa tenebra che ha veramente invaso i cuori di molti, è esistita invece una grande luce. Basti leggere per esempio gli scritti, le testimonianze anche di cristiani, cattolici, protestanti. Pensiamo per esempio alla chiesa di Bonhoeffer, che non si schierò mai con il nazismo. Noi siamo nel cuore della Germania, quindi un grande polmone di cristiani che insieme agli ebrei hanno cercato di salvare quante più vite possibile. Io dico, in quel periodo ci sono state tante luci per la vita e per la libertà, che sono nate sia nell'ambito ebraico sia nell'ambito cristiano. Oggi in Israele, nella giornata della memoria, a volte vengono rappresentati anche degli spettacoli con la danza, anche con il teatro, quasi una forma ironica che in qualche modo permette anche di non addossare delle colpe, oppure di non essere, di non cadere nel vittimismo, ancora di prendersi un po' così, non prendersela con l'Occidente e con il cristianesimo? Chiedo al rabbino. No, certo, guardi, qui non si tratta di non prendersela, anche perché non è una questione di su chi addossare la colpa, perché sarebbe assurdo, sarebbe un atto di anche suicida dal punto di vista identitario. Io sono parte della cultura occidentale, non sono al di fuori della cultura occidentale, quindi cercare le colpe nell'Occidente, al massimo le colpe vanno cercate nei sistemi totalitari, nei silenzi, in quelle luci, in quelle, come dire, in quegli angoli bui di cui giustamente nominati prima. Diciamo che Pio XII resta un angolo da scoprire ancora storicamente, non sappiamo quanta luce e quanto buio, non sappiamo, così come per esempio io parlo da Madrid, non sappiamo Franco quanto sapesse. Ora, un dittatore, paradossalmente sappiamo che storicamente gli ebrei con passaporto spagnolo in molte nazioni occupate dai nazisti furono salvati. Ancora oggi la storia sta indagando quanto sapesse Franco rispetto a queste operazioni di alcuni ambasciatori spagnoli, penso a Budapest o penso a Salonicco. Lo stesso va per Pio XII, quanto lui fosse a conoscenza dei conventi che stavano aprendo le loro porte, anche i conventi di clausura. Cioè, il giudizio storico forse dovrà passare un'altra generazione, forse i miei figli potranno esprimere, avranno i dati per poter esprimere un giudizio storico, quindi io mi taccio perché sarebbe viscerale, ed è lì che è il punto. Come dire, in quanto ebreo è chiaro che ci sono delle sensazioni che restano viscerali. Probabilmente gli ebrei romani il 16 ottobre del 43 si aspettavano qualcuno ai treni, qualcuno dove questo qualcuno era sicuramente il pontefice. Ma in ogni caso non si tratta di prendersela con l'Occidente, si tratta anche di saper leggere la positività nella tragedia. I giusti che hanno lavorato contro questa tragedia. Sapete che nel memoriale della Shoah a Gerusalemme, questo enorme memoriale museo di vita che è lo Yad Vashem, c'è un giardino meraviglioso che si chiama il Giardino dei Gentili Giusti, dove ci sono gli alberi piantati. Una volta che storicamente si riconosce ad una persona qualsiasi il fatto di aver operato per salvare anche un solo ebreo, una sola persona durante la Shoah, gli si invita lui, oggi come oggi, i discendenti di questa persona, a spese dello Stato, ovviamente, a spese dello Stato israeliano, lo si invita al Parlamento israeliano, davanti a tutto il Parlamento gli si dà un'onorificenza e dopodiché va su questa collina vicino a Gerusalemme a piantare un albero, ed è un bosco meraviglioso. Questo è il punto, saper
trovare l'ombra fresca degli alberi che hanno fatto ombra in quei giorni di terribile fuoco, e saper leggere anche la storia attraverso queste storie. Quindi più che di ironia io parlerei di capacità di guardare al bene e senza negare il male, ma non concentrandosi sul male assoluto. Veda, io ieri sono stato qui all'Istituto di Cultura Italiano, lasciatemi altri due minuti e concludo. All'Istituto Italiano di Cultura qui hanno presentato un documentario, un docufilm sugli ebrei di Rodi, che si chiama Il viaggio più lungo, perché gli ebrei di Rodi, deportati da Rodi incarcerati e deportati da Rodi in due giorni, il 18 luglio del 44, arrivano ad Auschwitz un mese dopo, perché bisognava prima viaggiare in nave, poi viaggiare in treno, eccetera. 1800 persone, un'intera comunità, una comunità che aveva più di 500 anni di storia, viene spazzata via in poco meno di una settimana dall'isola, e il 16 agosto arrivano a Auschwitz e in poco meno di tre ore vengono uccisi praticamente quasi tutti. Ascoltare Sami Modiano, ebreo di Rodi italiano che vive a Roma, e sentire le sue parole positive, è il sopravvissuto, uno dei pochi sopravvissuti di una comunità di 1800 persone, sentire nei suoi occhi, vedere nei suoi occhi la gioia del racconto, la positività, quello è l'atteggiamento ebraico. L'atteggiamento di non negare il dramma, ma sapere che al di là del dramma c'è la vita, e impegnarsi per la vita. Allora lì troviamo quello che apparentemente può sembrare una leggerezza, un approccio leggero, ma un approccio molto più profondo, è l'idea dell'Egitto. C'è stata la schiavitù in Egitto, terribile, ma noi la storia della Pasqua ebraica celebriamo la libertà, non la schiavitù. La libertà e la dignità della vita mi portano a pensare poi ad una figura, quella di Edith Stein. Hai fatto riferimento prima, padre Raspa, proprio a questa figura vittima e martire di Auschwitz, che però ci ha dato un grande esempio di veramente forza e dignità. Sì, ripeto, sono quelle luci che hanno brillato, come giustamente diceva Rav Pinchas, no? Da parte ebraica e da parte cristiana. Edith Stein è una di queste, no? Sappiamo la sua storia, filosofa, atea, poi ha incontrato Dio, poi si è convertita il Carmelo. Lei lo ripete nei suoi scritti, lei rimane ebrea che crede in Gesù, lei partecipa in fondo a quello che è il destino del suo popolo in quell'ora. Mi piace però sottolineare come nelle sue pagine, così come penso nelle pagine di Ettil Suman, Frank e tutti i diari, non ci sono mai parole di odio per i nazisti, non ci sono mai parole di odio. C'è un'affermazione della bellezza della vita, c'è un'affermazione di futuro, c'è una speranza, no? Per sé e per gli altri, che il mondo possa evolvere e cambiare in bene solo se alcuni, appunto, come dire, coltiveranno il loro cuore, lo educheranno al bene, e quindi non c'è mai, ecco, una voglia di vendetta, no? Neanche quando si prega, pensiamo anche alle preghiere che si levavano nei campi, no? Da parte degli ebrei, pensiamo anche alle preghiere composte, che so, da Bonhoeffer in carcere, non c'è mai una parola di odio, ma Ettil Suman lo dice chiaramente, cioè ogni piccola particella di odio, no, nel quotidiano sparge l'odio nel mondo, allo stesso modo il bene, no, il bene nel quotidiano, e il bene può venire da che cosa? Da un'educazione interiore del cuore, dove in realtà questo è fondamentale anche per esempio nel rapporto con Dio. Cioè, mentre tu gridi al Signore dove sei, no? O perché tutto questo è accaduto, mantieni una relazione con Lui, e allo stesso tempo mantieni una relazione con l'altro, per cui senti imperiosa la vita, affermi la caparbietà della vita, questo è stato Edith Stein insieme con tutti gli altri testimoni, affermi la caparbietà della vita, ma affermi soprattutto una speranza di bene per tutti, carnefici inclusi, no? E Tirsumo diceva nel suo diario, guardando uno di questi capi, dice: ma quanto piccino e ferito deve essere il cuore di quest'uomo per commettere tanto male? E questo credo che siano grandi testimonianze, no? che ci vengono e sono importanti per noi oggi, sono importantissime. È un'educazione del cuore l'amore. Hai ragione, sono assolutamente
d'accordo con queste ultime parole che tu hai detto. Io vorrei chiudere poi con un'ultima domanda al nostro rabbino per chiedere che alcuni teologi affermano che il ritorno del cristianesimo all'ebraismo parta dalla Shoah, oppure è meglio affermare che il riavvicinarsi del cristianesimo all'ebraismo sta invece nella scrittura e nelle sue origini? Ma io credo che sicuramente la Shoah sia stato un evento così traumatico anche per il mondo cristiano, che abbia in un certo qual modo scosso la coscienza rispetto alla presenza, o comunque, come dire, al processo che nasce nell'antigiudaismo ecclesiastico e che in un certo qual modo per alcuni aspetti ha accompagnato la Shoah, nel senso che ha accompagnato un certo approccio del giustificazionista della Shoah. Quindi ci sia stato, la Shoah è funzionata forse per il mondo cristiano come terribile specchio rispetto ad una riflessione propria e alle relazioni con la propria radice ebraica. Non credo che però questo basti per giustificare, non è la parola, per garantire un sincero ritorno, quello che vediamo noi oggi, allo studio e alla propria radice ebraica da parte cristiana. Come a dire, il trauma della Shoah non è sufficiente perché ci sia un ritorno a ripensare alla mia radice. C'è qualcosa di molto diverso, di molto più profondo intellettualmente, spiritualmente, culturalmente. Sicuramente la Shoah è stato uno schiaffo dato alla società occidentale. E dopo uno schiaffo siamo tutti quanti un po' colpiti. Ora, dallo schiaffo posso reagire in maniera assolutamente egoistica e non avere un ripensamento, o dallo schiaffo posso reagire e ripensare me stesso, riguardare me stesso e cercare una nuova relazione con me stesso e con la mia storia. E la nuova relazione è una relazione di profonda conoscenza, profondo rispetto e anche assolutamente sincera fratellanza. Ovviamente il cammino è ancora lungo, non so se siamo a metà, all'inizio, non lo so, non mi pongo questa domanda perché il cammino, come dire, si vive camminando, diceva un poeta sudamericano, quindi non è il caso di porci mete, anche perché non siamo in un contesto di maratona. Sicuramente la radice ebraica oggi occupa uno spazio spirituale e culturale forte nel mondo cristiano in genere, cattolico come protestante, dobbiamo essere sinceri. Ed è bello, come dire, questo cammino insieme. Io sono molto felice del cammino del dialogo, personalmente ne sono profondamente felice, perché il cammino del dialogo significa anche accettare le nostre differenze, che è un elemento importante, perché una società sana, prima ancora che sull'accettazione dell'uguaglianza e sulla perseguire l'uguaglianza, deve poter metabolizzare l'idea della differenza. E l'idea della differenza è l'elemento fondamentale, è il termometro con il quale si misura una società sana. Una società che sa accettare le differenze, prima ancora che dichiarare l'uguaglianza di tutti, è una società che ha sicuramente un grande futuro. E questo lavoro che stiamo facendo insieme è anche un lavoro di accettazione delle nostre differenze. Nel senso che è chiaro il bisogno da parte di cristiana del riconoscere la radice ebraica, ma è anche bello questo riconoscere che poi la radice ebraica ha una sua storia, una sua autonomia, e il cristianesimo ha una sua storia e una sua autonomia. E lì, in questa differenza, ognuno prende il proprio cammino e la propria relazione con Dio, che è un Dio dell'amore nella radice ebraica, così come nella radice cristiana. E l'amore che ci può essere, appunto, nel Sinai, nel Carmelo, in qualsiasi altro luogo Dio abbia deciso di esprimersi e rivelarsi. Allora, continuiamo in questo cammino di dialogo, nonostante le differenze, che poi sono quelle cose che in realtà poi creano sempre più comunione di intenti, no? Perché nella diversità a volte ci si ritrova, ci si scopre. Quindi proseguiamo con questo cammino. Io vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti. Grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie a voi, davvero grazie.
E dopo questo omaggio al giorno della memoria, continuiamo con un altro, rivolto questa volta alle donne, con la Women Orchestra, una formazione musicale tutta in rosa che abbiamo apprezzato nella trasmissione di Canale 5 Tu Sì Che Vales, che vuole lanciare un messaggio, le donne per le donne. Noi abbiamo intervistato la direttrice d'orchestra, la maestra Alessandra Pipitone. Bello, sono contenta. Di più, siamo di contente. Più. Grazie mille. Grazie. E oggi abbiamo il grande piacere di avere come ospite Alessandra Pipitone. Grazie per essere con noi. È la direttrice d'orchestra di una realtà meravigliosa, la Women Orchestra. Ovviamente anche musicista. Grazie di cuore per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito, ovviamente. Un vero piacere. Allora, è un progetto meraviglioso la vostra orchestra, perché è tutta al femminile, ma ci vuoi raccontare com'è nata? La Women Orchestra nasce nel 2017, nel novembre 2017, sottolineo proprio mese, anche la data, il 25 novembre, perché in realtà questa orchestra nasce proprio per un'occasione particolare, non bellissima, perché nasce in occasione della ricorrenza della giornata contro la violenza sulle donne, però devo dire che mi fa molto piacere poter sottolineare anche un messaggio sociale da parte della nostra orchestra, quindi racconto veramente tutta la vicenda nei suoi particolari. Quindi vi dicevo, nasce proprio per questo evento, in quanto il direttore artistico del teatro Lena di Cammarata, conoscendomi da musicista, da pianista, visto che per tanti anni abbiamo lavorato in teatro insieme, creando insomma per operette, per opere, insomma, mi ha detto: Ale, secondo me tu questo mestiere lo puoi fare, ti vedrei benissimo se dirigessi proprio una compagine di donne. Allora, per quell'occasione, proprio mi ha invitato, mi ha detto: dai, crea un bel gruppo e venite qua a fare un concerto. Ed è stata la prima volta che io praticamente ho diretto un'orchestra, quindi è stata una vera follia, perché ovviamente alle prime armi, io devo dire che lo ringrazio, Michele De Luca mi ha invitato per questa cosa e mi ha aiutato proprio con non so quante lezioni private, anche per ovviamente studiare il gesto, perché magari per un esterno, per un estraneo, guardare il direttore d'orchestra che si atteggia tra virgolette sul podio a volte può sembrare quasi inutile. Io stessa da bambina, quando guardavo il podio, ero la prima a dire: ma questo qua che fa lì, a parte raccogliere le mosche, cioè, capito? Quindi nel... Diciamo che secondo me un po' nell'immaginario collettivo c'è questa idea del direttore che... Secondo me, insomma, c'hanno forse un po' ragione, ma in parte no, parliamo seriamente, perché la figura del direttore è centrale per fare funzionare veramente tutte le parti. È l'unione dei sentimenti, perché ovviamente ricordiamoci, essendo musicisti, ognuno dà il suo contributo artistico e emotivo, ed è necessario che ci sia poi un unico insieme, quello è il fulcro, ecco, poi del mestiere. Un meraviglioso progetto
progetto che vede la presenza di tutte queste donne. Tu ovviamente parlavi di sinergie, parlavi di unione di sentimenti che vi hanno portato anche alla ribalta in un'importante trasmissione Mediaset che vi ha fatto conoscere al grande pubblico. Tu sì che vales. Esatto, è stata veramente un'esperienza unica, insomma, dall'accoglienza all'esibizione vera e propria. Siamo state proprio prese per mano e portate lì fino all'esibizione davanti al pubblico, perché lì a Mediaset sono organizzati benissimo. Anche oggi, se vediamo le trasmissioni, si sono organizzati con plexiglass, ovviamente controllano tutti quelli che stanno nel pubblico, tutto lo staff, quindi con i tamponi rapidi, con i sierologici, eccetera. Noi stesse siamo state lì a registrare a luglio e, ripeto, già dall'ingresso in albergo ovviamente abbiamo subito un sierologico, dopodiché siamo state accompagnate alla trasmissione, ci hanno fatto provare in serenità. Devo dire veramente è un'occasione unica, e poi devo dire che è stato veramente emozionante poter suonare davanti ai giudici e a tutto il pubblico, pensando che poi ci fosse dietro ancora di più il pubblico da casa. Buono, voi una trasmissione seguitissima, conta milioni di telespettatori. Esatto. E quindi, grazie a questa trasmissione, Lisa, veramente siamo riuscite a fare conoscere il progetto in Italia e nel resto del mondo, ma seriamente. Cioè, dopo la trasmissione ho ricevuto un sacco di chiamate, e ringrazio poi il mio tour manager Lucio Anselmo, che segue anche tutte le vicende burocratiche, amministrative, eccetera. E siamo riuscite infatti a dicembre, nonostante comunque già ci fossero delle restrizioni, a suonare al Teatro Verdi di Pisa per un grande evento, l'EU Web Awards 2020, che premiava i siti migliori dell'anno. Un'organizzazione di Bruxelles fantastica, anche lì accoglienza veramente affettuosa, attenta. E poi, per concludere, siamo riusciti anche a fare un concerto per Natale dedicato al maestro Morricone, che è andato insomma in streaming, ed è stato veramente emozionante e commovente. La vena malinconica c'è stata, non solo appunto per la dedica al maestro Morricone, ma non lo nascondo, terminare i brani con un pubblico assente un po' stringeva il cuore. Però questo sentimento è stato, come dire, è stato usato veramente da tutte le musiciste per esprimere il meglio di ognuno di loro, e la stessa cosa vale per me. È stato un concerto veramente emozionante, sono sincera. Ma quando alla scelta del repertorio, adesso facevi riferimento ad Ennio Morricone, però in realtà è variegato, perché proprio perché siete in tante, poi c'è anche in questo caso una scelta di musiche che forse rispecchiano la vostra identità? Sì, assolutamente sì. Ovviamente il repertorio abbraccia un po' anche il nostro status di donne, no? Quindi anche quello che poi si va a scegliere sicuramente è un repertorio che al massimo ci permette di esprimerci in tutta la nostra sensibilità femminile, e sicuramente non si può negare. Ma posso farti una domanda un po' più personale? C'è un artista al quale magari sei particolarmente legato, un musicista che anche poi ritroviamo nelle cose che poi, nella tua personalità da musicista, da direttore d'orchestra? Guarda, ce ne sono tanti, sono sincera. Sicuramente non posso negare i pilastri della musica, in maniera particolare Beethoven, che è uno dei miei autori proprio preferiti in assoluto, con le sue sinfonie, perché credo che sono veramente delle strutture architettoniche le sue sinfonie. Per chi riesce a leggere oltre le note, ci vedi veramente l'infinito, credimi. Non è una, non può essere una frase fatta o insomma sterile, però veramente c'è altro dietro, ci leggo qualcosa anche di esoterico. Oltre ovviamente poi a Beethoven, ci sono anche tutti gli autori dell'Otto-Novecento, in maniera particolare sono molto legate al repertorio moderno, contemporaneo, quindi Debussy, piuttosto che Poulenc, insomma ce ne sono tanti autori. Stravinsky, ovviamente, anche Stravinsky è uno dei miei autori preferiti per la sua forza, la sua dirompenza, vedi che sono la Sagra della Primavera, piuttosto che L'Uccello di Fuoco, sono veramente dei brani
non solo musicali ma veramente teatrali. Ora mi viene il paragone addirittura con Antonin Artaud, per esempio, no? Quando parla di teatro della crudeltà, ecco, io nella musica di Stravinsky ci vedo anche questo, che poi teatro della crudeltà di che cosa parla? Della natura umana, dei sentimenti dell'uomo, fatto ovviamente di bene, di male, ma di questa forza dirompente che alla fine abbiamo tutti quanti. E a proposito di bene e male, perché in questo periodo stiamo vivendo questi sentimenti sempre così contrastanti anche alla luce di questa pandemia, che ha penalizzato molto proprio il settore dello spettacolo, dei concerti e della musica. Sì, devo dire, come ti dicevo prima, che è dura, è stata dura, lo è tuttora, nonostante ciò siamo riuscite comunque ad andare avanti, però... Ti dico la verità, Elisa, siamo un po' al limite, cioè siamo umani, ce la mettiamo tutta, io dietro le quinte sto lavorando in maniera ferrea per fare conoscere ancora di più il progetto, cercando dei contatti validi per far sì appunto che questo progetto possa decollare, possa andare avanti. La stessa cosa stanno facendo tantissimi altri artisti del territorio, non soltanto italiano, ma immagino allo stesso modo fuori. E io nel mio caso mi sento fortunata, Elisa, perché per fortuna ho l'attività della docenza, insegno al liceo coreutico di Palermo, e quindi tutto sommato mi sento una persona, come dire, salva da questa situazione, perché comunque riesco veramente ad andare avanti un giorno dopo l'altro, anche se la situazione emotiva può essere molto delicata, non lo nascondo, non ci vergogniamo a dirlo, però mi rendo conto veramente che tantissimi artisti sono veramente per strada, e quindi il mio pensiero va a loro. Spero veramente che tutti quanti abbiamo una grande forza, che teniamo duro ancora per qualche mese, perché sono molto fiduciosa, insomma, questo momento di addio a questo virus deve pure arrivare, quindi penso che al momento che si cada così in basso, perché penso che siamo nel momento più buio, ci può essere solo la risalita, quindi adesso deve arrivare il momento della risalita, e ci credo fermamente. Ci hai dato veramente un'iniezione di buon umore con queste tue parole, di speranza, che è quella che veramente ci fa vedere la luce in fondo a questo tunnel così buio. E parlami di progetti, c'è qualcosa in cantiere che magari ci puoi anche anticipare? Guarda, Elisa, sei fortunatissima, nel senso che proprio ieri sera ho avuto una conferma, speriamo signore che vada in porto, sono arrivate le due date Lettoni, che dovevano già essere spettate per dicembre, primi di dicembre, quindi se tutto va bene, speriamo di sì, karma positivo sempre, io dico le grazie, karma positivo, che tutto torna al meglio, insomma dovremmo essere ospiti per una trasmissione europea che si chiama Io Talent Europe, che si muoverà per diverse tappe per l'Europa, le prime due tappe sono Lettoni, la prima a maggio, se non erro il 21 maggio a Daugavpils, e poi invece il 25 giugno a Liepaja, se non erro, spero di aver utilizzato la pronuncia giusta, ma ancora non sono attrezzata. Ma anche quando abbiamo capito comunque dove vi troverete, incrociamo le dita, in bocca al lupo, speriamo che tutto vada bene e che si possa fare come dicevi tu, preghiamo il Signore affinché questo possa accadere per voi e per tutti i progetti che ciascuno poi ha preparato in questi mesi così duri e difficili. Un'ultima domanda prima di salutarci, il messaggio che poi volete trasmettere come Women Orchestra al pubblico qual è? Allora, sicuramente il messaggio più bello è quello di poter esprimere tutta la nostra arte femminile, tutta la nostra sensibilità al femminile, e poi dall'altro lato ovviamente non ti nego che anche il messaggio morale di forza, di condivisione e di solidarietà verso tutte le donne non manca, quindi in ogni posto dove vado c'è sempre un elemento proprio che richiama appunto la nostra solidarietà al mondo femminile, magari con anche delle scarpette rosse o magari anche semplicemente scusami tanto, dicendo due parole proprio dedicate alla donna che purtroppo è la verità ancora oggi viene discriminata in determinati ambienti, e quindi donne per le donne assolutamente. Evviva le donne a questo punto, e grazie mille per essere stata con noi, Alessandra Pipitone, grazie a voi, un bacione.
e come di consueto il focus sul Covid-19. E diamo il benvenuto al professore Cristoforo Pomara, direttore del Dipartimento di Medicina Legale del Policlinico di Catania e componente del Comitato Scientifico per l'emergenza Covid-19 in Sicilia. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Io vorrei subito iniziare questa intervista facendo un'analisi della situazione attuale riguardo all'emergenza sanitaria, ma naturalmente anche alla campagna di vaccinazione. Pare che ci sia un calo dei contagi, quindi possiamo auspicare che riusciremo, non dico nell'immediato, ma ad uscire fuori da questa pandemia. Allora, è ovvio che il calo dei contagi, che in realtà dico è cauto ancora, deriva dalla scelta adottata della zona rossa per quanto riguarda la Sicilia e comunque in generale per quanto riguarda l'Italia. Non vi è dubbio che vi è una linearità di risposta in relazione alla severità delle misure. Uscire dalla pandemia, purtroppo, dobbiamo essere sinceri con chi ci ascolta, è una troppo ottimistica affermazione. Io preferisco, da analista del rischio, dire che dobbiamo convivere con il virus, sia esso in forma pandemica, sia esso in forma epidemica. Bisogna imparare a convivere con il virus, speranzosi che la campagna vaccinale ci possa traghettare, quella sì, a distanza però dei tempi dovuti e necessari, quelli scientificamente riconosciuti, traghettare verso l'uscita dalla pandemia. E a proposito di uscite, noi usciremo dalla zona rossa, ci avvieremo quindi ad un altro colore? Guardi, questo è quello che io insieme a voi ho letto sui giornali. Ovviamente è chiaro che bisogna soppesare interessi sociali importanti insieme a quelli di salute e sanità pubblica e vivere con questo altalenante compromesso. Io devo dire, sono francamente allarmato perché il sistema paese registra un troppo alto numero di decessi e quindi rimango affezionato all'affermazione di Angela Merkel che, virgolettato, diceva qualche tempo fa: la Germania non si può permettere 500 morti al giorno. L'Italia se lo può permettere? Lascio a voi e alle vostre coscienze ogni risposta in relazione all'accettazione o meno, alla sopportazione o meno di qualsiasi scelta restrittiva o meno che intraprenderà il nostro paese. È chiaro che questa meno, ecco, restrittiva va incontro anche a quelle che sono delle esigenze economiche, delle tante attività, di tanti lavoratori che in questo momento stanno anche vivendo una situazione di difficoltà e subendo anche le conseguenze, ai noi, di queste scelte. Quindi magari si faranno delle valutazioni che terranno conto anche di questo, continuando sempre ad avere quei comportamenti virtuosi, perché vogliamo sottolineare che comunque bisogna sempre stare distanziati, la mascherina, l'igienizzazione. Sì, lo comprendo, però ripeto, io faccio tutta un'altra professione e quindi mi viene da pensare, da cittadino, non so, a politiche di ristoro serie, di vicinanza diverse rispetto alla problematica economica e a un'organizzazione prioritaria che dovrebbe essere quella della messa in sicurezza, al contrario invece delle scuole, del sistema di formazione e di istruzione italiana. Però ecco, ne prendo atto ed è ovvio che sono solidale con chi sta vivendo questa tragedia, non solo sanitaria ma anche dal punto di vista economico. Ma ripeto, faccio il medico e ogni, tra l'altro il medico legale, e quindi ogni vita persa per me è una sconfitta, e credo che sia una sconfitta per chiunque fa medicina. Addirittura navigare su cifre importanti come quelle a cui stiamo assistendo, siamo quasi a 90.000 morti in Italia, francamente devo dire mi lascia, ecco, perplesso e molto riflessivo sulla materia, e non mi schiodo dalla mia idea. Lei in una recente intervista ha dichiarato, parlando dei test drive, che non sono esattamente dei test poi
insomma, poco fruttuosi, ecco, per poter rilevare poi il Covid-19. Quindi lei suggeriva, magari no, non vengono utilizzati nel modo giusto, ecco, diciamo così. Ecco, è meglio. Io allora devo dire che invece sono un fan accanito del test rapido e dico con estrema chiarezza ai suoi ascoltatori che non ho mai fatto un tampone molecolare, mentre invece mi sottopongo regolarmente a test rapido, peraltro di prima generazione. Io e tutto il mio staff in istituto, però quando dico regolarmente significa ogni 4 giorni. Cioè viene utilizzato per un monitoraggio costante in una comunità circoscritta. Ho detto che è un nonsenso scientifico perché la letteratura ci ha insegnato questo. Fortunatamente non sono rimasto, ecco, isolato in questo pensiero, perché mi pare che ci sia una esplicita circolare adesso del Ministero che addirittura sui terzi test di ultima generazione specifica quali sono i campi di applicazione, le modalità e la necessità di una ripetizione, ricordando sempre a me stesso e a voi tutti che l'unico gold standard che abbiamo è comunque il test molecolare. Andare in un drive-in una volta e basta non ha assolutamente senso, anche perché i test sono gravati da un altissimo numero di falsi negativi, quando non anche di falsi positivi in relazione a vari fattori. Quindi non vanno bene utilizzati su uno screening di massa, non vanno bene. Ma questi allora magari una potrebbe fare questo test, ma chiaramente poi deve sempre fare quello molecolare per avere una certezza più assoluta, quindi comunque... Oppure mi permetto se lo interrompo, suggerisco a tutti gli ascoltatori di fare come faccio io, una volta che li avete gratuiti e visto che viene utilizzata in questa maniera, andate ogni 4 giorni a ripetere lo stesso tampone rapido. Voi... E chi sta con voi, nel senso che sarete un indicatore anche sensibile a quel punto di chi sta con voi nel momento in cui siete negativi. Perché, ripeto, sono uno strumento magnifico. Anche i test di prima generazione sono uno strumento magnifico, ma vanno utilizzati sotto guida medica, ovvero con un criterio di alta ripetitività. Quanto alla situazione poi dei contagi, ritornando un po' a quello che al discorso iniziale, secondo lei la situazione come si potrebbe evolvere nei prossimi mesi? Perché ci sono altre nazioni sicuramente più piccole come quella di Israele oppure gli Stati Uniti o l'Inghilterra che già in estate potrebbero raggiungere dei risultati di immunità molto interessanti, mentre secondo lei nel resto d'Europa, perché si parla di rallentamenti? Guardi, premesso che diciamo, ho delle competenze limitate, mi limito a fare appunto quell'analisi del rischio che le dico. È ovvio che chi fa una importante e massiccia campagna di vaccinazione ha una chance maggiore di contenere la diffusione del contagio. E anche su questo, devo dire, vedremo, perché naturalmente c'è da vedere quali saranno poi gli effetti. E sicuramente ci saranno degli effetti importantissimi dal punto di vista della mortalità che dovrà necessariamente abbassarsi. Per quanto riguarda invece il nostro paese, mi dispiace, ma io sono molto critico, perché cosa mi aspetto? Mi aspetto ciò che anche un bambino oramai ha capito, che cara dottoressa e cari ascoltatori, se noi andiamo in zona gialla, tra 21 giorni saremo in zona rossa. Decidete voi. È chiaro che a questo punto non mi pare che ci siano tante scelte, perché rischiare ancora no. Perché come diceva lei, non si può rischiare di perdere altre vite umane, no? Parlando proprio del dato anche di quello che è la sua professione, quindi la vita delle persone non vale molto. Quindi bisogna preservarla. Per me vale tutto, è un'evidenza che tutte le volte che siamo andati in giallo poi si è passati in rosso, no? È normale, perché se aumenta la circolazione umana aumenta la circolazione del virus. Qual è la strategia, mi potrebbe dire, perché sennò sembro un disfattista, ma molto più coraggiosamente, qualora appunto avessimo avuto il numero sufficiente, avremo il numero sufficiente di vaccini, bloccarci tutti, pigliare una bella boccata di respiro, fare una campagna massiccia, riducendo al minimo totale, quindi più rosso del rosso, quelle che sono le misure, per fare sì che avvenga l'effetto. È un fatto o non è un fatto che siamo giudicati una nazione pericolosa dagli altri paesi? Riflettiamoci, tutto qua. Ma lei diceva appunto la strategia migliore, ma questa campagna di vaccinazione in qualche modo deve essere sostenuta poi anche dall'arrivo stesso dei vaccini, che comunque devono poter soddisfare tutte le richieste, dico, non soltanto dell'Europa, dell'Italia, ma anche della nostra regione, della Sicilia.
Non c'è dubbio, peraltro devo dire che ancora una volta io mi sono trasferito in Sicilia, ritrasferito in Sicilia perché sono originario di qua, mi sono ritrasferito 3 anni fa. Devo fare un complimento e devo lodare l'organizzazione attualmente della campagna vaccinale, perché potrei farvi vedere il mio cellulare, ho ricevuto un SMS che mi informava regolarmente dell'ora e della data in cui avrei dovuto fare la seconda dose. Cioè la macchina è una macchina, almeno quella di, parlo per esempio del Policlinico Universitario di Catania e dell'Ospedale San Marco, perfetta. Non ho che dire perfetta, molto meglio di quello che si vede in televisione, no? Delle chiese, delle campagne improvvisate, cioè io parlo di poliambulatori, di moltissimo personale specialistico, di vaccinazione sotto stretta osservazione medica, cioè ho visto un'organizzazione perfetta, quindi dobbiamo aspettare che ci siano i vaccini. Per tutte le fasce anche della popolazione, ovviamente prima di tutto i sanitari, ma anche per gli ultra ottantenni e poi anche per tutti, insomma, i soggetti anche più giovani. Io ci metterei immediatamente i professori, no? Perché si parla sempre tanto sì, esatto. In sicurezza delle scuole, ecco cosa farei, una campagna di vaccinazione serissima sul personale della scuola e poi con questi meravigliosi test rapidi, anche lo voglio ripetere, di prima generazione, una campagna massiccia di tracciamento costante all'interno della scuola. Mettiamoli in sicurezza, così mettiamo in sicurezza anche i mezzi di trasporto, i mezzi pubblici, no? Mi sembra più logico. Grazie per essere stato con noi, noi ci auguriamo di poterla rincontrare nuovamente, magari... Speriamo anche in presenza. Grazie. Quando volete, lottiamo per rivederci tutti in presenza e ancora una volta, come lei ha fatto, richiamo alla disciplina, la mascherina considerata obbligatoria. Io l'ho sempre detto, non considerate la mascherina sociale, vi prego. Ora infatti negli altri paesi hanno vietato l'utilizzo della mascherina sociale, mascherina chirurgica oppure FFP2, costantemente distanziamento, igienizzazione. È cautela totale. Se volete andare a Drevin, se proprio dobbiamo continuare con questa pratica che assolutamente io non condivido, fatelo con intelligenza e con metodo e ripetete il test frequentemente, almeno a distanza di 4 giorni ripetutamente, avrà un senso. Grazie professore Pomar, grazie a voi, buonasera. E finalmente torna la rubrica del nostro Nando Pappalardo, sentite un po' cosa ci ha raccontato e comunque ci sei mancato tanto, a te la linea. Ciao Elisa e grazie ancora una volta per l'ospitalità. Il tema di questa puntata è la giornata della memoria, che è stata istituita per commemorare le vittime dell'Olocausto, il genocidio che la Germania nazista, insieme ai suoi alleati, perpetrò nei confronti degli ebrei che venivano considerati una razza inferiore. Si parla quindi di razzismo, discriminazioni verso altre culture, gruppi religiosi, differente colore della pelle, discriminazione verso ciò che viene considerato diverso, quando in realtà siamo tutti uguali, siamo tutti una cosa sola, esseri umani. Può il differente colore della pelle rendere una persona inferiore o superiore a me? O può il semplice essere nato e vissuto in un altro paese rendere una persona inferiore o superiore a me? In questa società odierna, senza che ce ne rendiamo conto, siamo soggetti a un enorme condizionamento culturale, condizionamento che va spesso ad influenzare le nostre vite, le nostre scelte, le nostre credenze. Faccio un esempio sul paese di nascita, che molto spesso ci identifica. Per esempio, io sono italiano. Ora, supponiamo che io sia prigioniero di guerra in Svizzera e gli svizzeri mi dicano: bene, oggi ti porteremo alla frontiera per farti dare un'occhiata al tuo paese. Così mi portano alla frontiera. Io guardo al di là del confine e penso: oh, il mio paese, il mio magnifico paese. Vedo dei villaggi, degli alberi, delle colline. Questo è il mio paese natale. Dopo un po' una delle guardie mi dice: scusa, abbiamo fatto un errore, dobbiamo spostarci di altri 20 chilometri. A cosa stavo reagendo io? A niente. Mi concentravo su una parola, Italia. Ma gli alberi non sono Italia, gli alberi sono alberi. In effetti non esistono confini né frontiere. Sono stati posti in essere dalla mente umana, per lo più da politici avidi. Ci sono stati periodi storici in cui l'Italia, conosciuta come Roma o l'Impero Romano, formava buona parte del mondo conosciuto. I confini tra un paese e l'altro sono effimeri e cambiano continuamente con il passare dei secoli.
E intanto ancora oggi, nel 2021, la nazionalità e il sovranismo sono spesso motivo di discriminazione e in grado di condizionare pesantemente le nostre vite. Quando in realtà, come dicevo all'inizio, siamo tutti una cosa sola, a prescindere da quale parte del mondo siamo nati, dalle nostre ideologie politiche o dal colore della nostra pelle. Vorrei chiudere questo mio pensiero con un principio biblico, comunemente noto con il nome regola d'oro, che riporta le parole di Gesù. Ma come volete che gli uomini facciano a voi, così fate a loro. In poche parole, fai agli altri ciò che vorreste fosse fatto a te. Ed è proprio con questo augurio, a cui spero la nostra società possa giungere presto, che vi lascio oggi. Un abbraccio a tutti e arrivederci alla prossima. E siamo arrivati alla fine, grazie come sempre per averci seguito. Oggi vorrei fare un saluto speciale ad una bambina che ci segue dalla prima puntata, Carlotta, ti mando un bacio grandissimo e speriamo di poterci riabbracciare presto e chissà che magari non verremo ad intervistarti o ti porteremo qui nella nostra trasmissione. Vi ricordo che dalla prossima settimana andremo in onda non più il sabato ma il giovedì sempre alle 20:30, vi ricordo i nostri canali di Prima TV 666 87, Persona TV 114 e poi in streaming su www.primatv.tv e poi chiaramente su YouTube, i social, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Grazie e a giovedì! I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve. Signor Canedda, siamo a casa nuova, si sveglia. Ma che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è? Mi mondassero già tutte cose? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! Ti montano e ti smontano che manco te ne accorgi, è un sogno! La Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai?